Ciao a tutti, in questo breve video cercherò di spiegarvi perché è una pessima idea iniziare ad utilizzare nicotina, e questo in qualsiasi forma la vogliate assumere. Oggi non c'è solo più la classica sigaretta, sapete che esistono meccanismi a riscaldamento, esistono sigarette elettroniche e ultimamente sono presenti in commercio anche dei sacchettini a lento rilascio di nicotina. Bene, non vi parlerò degli effetti sulla salute intesa come danni all'organismo, credo che oggi ci siano tantissime informazioni di questo tipo e poi sarebbe opportuno che questa parte la facesse qualche mio collega medico che fa divulgazione su YouTube. Io vi parlo come psicologo e cercherò di farvi capire perché un utilizzo a lungo termine di nicotina non può altro che peggiorare la qualità del vostro cervello e quindi della vostra vita. Bene, iniziamo col capire cos'è la nicotina. La nicotina è considerata una sostanza nootropica, il che significa che può migliorare le prestazioni cognitive in individui sani e in quelli con deficit cognitivi. Questo effetto può aiutare gli individui a pianificare meglio le loro attività quotidiane e a organizzare le informazioni in modo più efficace. Oltre che nel tabacco, è presente in piccole dosi anche nei pomodori, nelle patate, nelle melanzane e nei peperoni. La nicotina agisce principalmente legandosi ai recettori nicotinici dell'acetilcolina presenti nel sistema nervoso centrale. Questi recettori sono distribuiti in diverse aree del cervello e regolano vari processi cognitivi. Quando la nicotina si lega a questi recettori, si verifica una serie di reazioni chimiche che, a seguito dell'attivazione dei recettori nicotinici, portano al rilascio di queste sostanze. Dopamina, associata al piacere e alla motivazione, fondamentale per il sistema di ricompensa. Glutammato, cruciale per l'apprendimento e la memoria. Noradrenalina, contribuisce alla vigilanza e all'attenzione. Serotonina, influisce sull'umore e sulla regolazione emotiva. Bene, ora cerchiamo di capire come agisce sul nostro cervello e come il cervello si modifica a seguito di un prolungato uso di nicotina. Gli effetti a breve termine sono quindi piacevoli per il soggetto che l'assume, ma come sempre, se offriamo un aiutino al cervello, egli si adagerà e diventerà sempre meno capace di lavorare bene senza questo supporto. Proprio quelle cose che la nicotina ci aiuta a fare meglio saranno quelle che non riusciremo più a fare se ne facciamo un uso prolungato. Come un bambino che si abitua a fare i compiti con l'aiuto dei genitori e non sarà più in grado di farli da solo, anche il nostro cervello non sarà più in grado di funzionare bene senza la nicotina. Senza la sua assunzione ci si sentirà quindi demotivati, meno capaci di concentrarsi, meno lucidi e meno in grado di gestire lo stress, l'ansia e le emozioni. Questo cambiamento è dovuto a una diminuzione significativa del volume della corteccia orbitofrontale e della corteccia prefrontale dorsolaterale. Bene, avete capito che la nicotina ci dà un benessere momentaneo, iniziale, ma se noi ci abituiamo a utilizzare questo aiutino, il nostro cervello si impigrisce e smette di produrre naturalmente tutte quelle sostanze che proprio la nicotina ci aiuta a produrre. E quindi a quel punto ne diventeremo dipendenti. Capite quindi che non parliamo solo dell'aspetto di dipendenza dovuto alla dopamina, ma ci sono altre sostanze che vengono attivate dall'acetilcolina che ci danno un miglioramento delle nostre performance quando non siamo ancora dipendenti dalla nicotina. Ma successivamente quelle stesse performance caleranno drasticamente a meno che si continui ad utilizzarla. E allora perché dobbiamo indebolire il nostro cervello? In particolare se siamo dei ragazzi giovani che abbiamo un cervello ancora in costruzione. Questo credo che sia altrettanto importante rispetto ai rischi per la salute e quindi ovviamente il mio consiglio a tutti i giovani è quello di non iniziare, perché da un lato sarà difficile smettere per il fatto stesso che la nicotina è altamente in grado di generare una dipendenza, ma dall'altro lato per il fatto che abbiamo bisogno di avere un cervello in grado di regolare le emozioni, lo stress, l'attenzione e la concentrazione in maniera totalmente autonoma. Il nostro cervello, se riceve nicotina costantemente, in particolare nelle fasi dello sviluppo, non crescerà bene e quindi ci lascerà in una condizione di
minor capacità di performare in tutti questi ambiti che sono fondamentali per la qualità del nostro futuro. Vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao!